istituzioni, una donna di Pagani ha denunciato l'ex marito per l'uomo la misura del braccialetto elettronico di controllo. Le indagini sono scattate in seguito alla denuncia della donna che avrebbe raccontato le continue persecuzioni di cui da tempo era vittima. L'ex marito, infatti, stando a quanto dichiarato dalla donna, continuava, nonostante fosse finito il rapporto tra i due, a cercarla, ad offenderla ed a minacciarla, addirittura raggiungendo poi luoghi frequentati dalla donna e creando situazioni di forti tensioni e di pericolo. I carabinieri della tenenza di Pagani, che hanno raccolto la testimonianza della donna, nonché gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato che in diverse circostanze avrebbe maltrattato la ex, hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa con l'applicazione del braccialetto elettronico, emessa su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore e dal GIP del Tribunale Nocerino. Il 38enne, residente a Pagani, è indagato ora per maltrattamenti nei confronti di familiari o conviventi. Si tratta dell'ennesima storia di maltrattamenti del territorio di Lagro Sarnese Nocerino. Nelle ultime settimane, infatti, sono diversi i provvedimenti che sono scattati e presi nei confronti di uomini resisi responsabili di azioni vessatorie e molestie nei confronti di ex compagni ed ex mogli, spinti proprio dalla non accettazione di un rapporto finito. Sottoposti al divieto di avvicinamento ed applicazione del braccialetto elettronico, il dispositivo che consente il controllo elettronico in remoto dei soggetti posti o agli arresti domiciliari, in detenzione domiciliare o la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, nell'ambito proprio delle norme per il contrasto alla violenza di genere. Il braccialetto applicato alla caviglia del controllato invia infatti segnale ad un'unità di sorveglianza locale. Se il soggetto si allontana dalla zona di copertura o manomette il dispositivo e perde il contatto, scatta il segnale di avvertimento alla sala operativa delle forze dell'ordine cui è collegato.